Hey Riders, oggi vediamo una scarpa che mi è entrata nel cuore subito, in realtà più che nel cuore mi è entrata nel piede, perché la K2 Mesis, di questo parleremo, è realmente la scarpa che mi vedete utilizzare ogni weekend insieme a voi. Di fatto è una scarpa destinata a un pubblico che ha bisogno di una rigidità di flex medio o medio sostenuta. Loro danno un 7 su 10, si sposa ovviamente molto bene per un buon riding in pista con una bella capacità di sostegno anche nelle curve belle radicali, le pieghe coi gomiti, non disdegna qualche bel salto in park, qualche boschetto fuori pista, assolutamente. Vediamo un attimo da vicino le tecnologie, che sono veramente tra le più moderne. Partiamo dalla lacciatura, i Boa H4, che sono l'ultima versione della Boa System, della Boa Fit. La parte in endo che dà sostegno e durabilità al prodotto, perché sono proprio le zone che vanno poi a frizionare sul vostro attacco. La suola la chiamano Disc Grips, apposta perché ha una presa anche su fondi ghiacciati particolarmente efficace, e un'ammortizzazione in marshmallow nella parte dove di solito andiamo ad assorbire le vibrazioni o ad assorbire magari anche atterraggi un po' più aggressivi, nella parte di tallone. Questa è la sua scarpa interna, come vedete ha delle barre di sostegno sempre per garantirvi un ulteriore supporto per una corretta surfata. Non ha allacciature interne, quindi voi non dovete chiudere un laccettino interno, direttamente questa parte a strap che va a collegarsi all'interno per mantenervi perfettamente centrata la linguetta, e due comodissime taschine dove le vostre nocette non sentiranno più nulla, perché alloggiando qui sembra di stare come in pantofola. Vediamo anche la parte dello scafo interno, come vedete è completamente isolata nella parte a contatto con la neve, così da offrirvi anche una bella sensazione di comfort e di isolamento, appunto. E vedete i sistemi Conda, questo è un ankle strap che va a chiudervi perfettamente la vostra scarpa interna, garantendovi un ulteriore appoggio e inchiodandovi perfettamente il tallone e l'apposita talloniera, così da avere una surfata sempre funzionale e senza quella fastidiosa sensazione di movimento della caviglia o altro. Aggiungo la parte esterna, come vedete è lasciata morbida nell'alloggiamento del polpaccio per garantire di nuovo più comfort per chi ha i polpaccioni e in generale per chi lo utilizza anche in backcountry, come per esempio in splitboard. Nel momento del hiking garantisce una possibilità di arretrare un pochino di più con il passo. È una scarpa di gamma alta che io consiglio assolutamente, probabilmente una delle migliori scarpe che io abbia mai provato.